Vero come vero che nella lista super latitanti italiani, ad oggi ristretta a quattro imprendibili, non c'è più un Regino, ma altrettanto oggettivo è il dato che la strategia privilegiata dell'Ndrangheta della provincia di Reggio per blindare i propri latitanti rimanga la realizzazione di bunker sotterranei. Solitamente una stanzetta ricavata nella pancia dei palazzi di famiglia. La chance per il boss in fuga dalla giustizia di restare a casa propria, ma salvarsi rispetto al blitz improvviso. Un dato che ricaviamo dal numero dei bunker e rifugi, ben 12, che nell'arco del 2018 hanno individuato e smantellato i segugi del comando provinciale dei Carabinieri di Reggio. Un lavoro infinito, la cui efficacia nella difficile opera di contrasto alla criminalità organizzata è stata ribadita dall'analisi del comandante provinciale colonnello Giuseppe Battaglia. Il record dei bunker scoperti spetta Ciminà, paesina spromontano della Locride, dove l'arma ha fatto centro quattro volte: il 22 di febbraio, il 6 e il 21 di marzo, il 24 di novembre, sempre in Aspromonte Ionico a Platì, dove con l'inchiesta Marin si scoprì la prima cittadina sotterranea. Altri due, 21 febbraio e 13 luglio, ed ancora Africo 24 di marzo e Locri 2 di marzo. Appena tre nella Piana, Rosarno 15 novembre, 5 Frondi 9 di maggio e Cittanova 7 di marzo. Per questo immane lavoro per contrastare e ridimensionare le 'ndrine, i Carabinieri riconoscono uno straordinario apporto in sinergia dello squadrone riportato Cacciatori Calabria.